Il mio nome è Mazurova Natalia, vengo dagli Urali, da Ekaterinburg. Prima ho vissuto in una città segreta vicino a Chelyabinsk, in Ozersk. Sono una scienziata, una radiobiologa e per 10 anni ho lavorato all'Istituto di Biologia Nucleare e Radiologia. Nel 1986 quasi tutti i membri del nostro team sono stati inviati a Chernobyl. Il mio nome è Nadezhda Kutepova e dirigo la ONG ecologica Il pianeta della speranza di una città segreta di Ozersk nella regione di Chelyabinsk. Negli ultimi 15 anni mi sono occupata di diritti umani e ora ho lo status di rifugiato politico in Francia. Il mio nome è Oleg Veklenko, ho 65 anni. 30 anni fa sono stato a Chernobyl, ho partecipato alle operazioni di soccorso sul luogo della catastrofe dal 2 maggio al 3 giugno del 1986. Gli uffici di reclutamento avevano convocato delle persone per le operazioni di pulizia a Chernobyl, persone che non avevano nessun tipo di preparazione adeguata né avevano ricevuto una formazione specifica. Alcuni di loro avevano forse già prestato servizio per il reparto chimico dell'esercito, ma nessuno era preparato per affrontare una catastrofe del genere. Non avevamo capito dove stavamo andando, il pericolo al quale saremmo stati esposti. Almeno io e quelli che erano con me non eravamo a conoscenza. Nel 1986 ci hanno detto che non era possibile portare i bambini al mare perché le località balneari erano state tutte riservate ai minori della zona di Chernobyl. Solo molti anni dopo, quando ero già un attivista per i diritti umani e la tutela dell'ambiente, ho capito quello che era successo a Chernobyl, l'entità della catastrofe e i rischi per i bambini. Il segreto militare imposto a maggio proibiva di parlare del livello di radiazioni, delle malattie che si erano diffuse, del numero di persone già affette. Questo è un grande crimine perché i responsabili hanno fatto pagare tutto ai cosiddetti liquidatori della centrale, ovvero i soccorritori inviati per limitare i danni. Ту ответственность за эту аварию переложили всю эту ответственность на простых ликвидаторов. О май год. Lei ha contribuito alla preparazione di questa mappa? Yes. Sì, era segretissima questa mappa. Non più adesso. Now, no.